piccole imprese vittime dei cattivi pagatori. Confartigianato Sicilia, arriva il codice etico. Unatras sospende il fermo nazionale dell'autotrasporto. L'associazione di Bergamo vince la gara di Confartigianato per diffondere la posta elettronica certificata. Strumenti classici o moderni, la liuteria di Cremona fa ancora rima con eccellenza. Buongiorno e ben ritrovati al TG di Confartigianato. Il governo si è impegnato ad accelerare i tempi di pagamento della pubblica amministrazione. Ma a farsi attendere non sono soltanto gli enti pubblici. Questa settimana siamo andati in Friuli Venezia Giulia, dove Confartigianato segnala le gravi difficoltà legate ai tempi di pagamento tra imprese private. Il servizio è di Lorenzo Manessi. Ho conosciuto dei casi di una drammaticità che non è facile raccontare. Vedere una vita di lavoro che salta, una vita di sacrifici, la impossibilità di pagare i tuoi dipendenti, credo che mettano in una situazione di prostrazione queste persone. Gli esempi di quello che è successo nel Nord-Est credo che siano una testimonianza. Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, descrive così l'angoscia di quegli imprenditori che attendono, spesso invano, di essere pagati da altre imprese per la fornitura di prodotti e servizi. Perché non è soltanto la pubblica amministrazione che non onora i propri debiti. Se dal pubblico ci spostiamo al privato, le cose non migliorano e i problemi arrivano anche da quelle aziende committenti che fanno passare troppo tempo prima di saldare le fatture agli artigiani e ai piccoli imprenditori. 2 anni fa si parlava di 180 giorni, credo ormai abbiamo raggiunto i 270, salvo poi non rispettare neanche questi termini, ed è qui che si innesca il vero problema delle piccole imprese, perché vanno in crisi non perché non hanno lavorato, non hanno fatto bene il loro lavoro, ma solo ed esclusivamente perché non sono in grado più di recuperare i loro crediti. I cattivi pagatori fanno male agli imprenditori, ma anche ai loro dipendenti. Quando non rientrano i crediti e le aziende non sono in grado di più onorare né fornitori né dipendenti né oneri previdenziali legati ai propri dipendenti, è chiaro che l'occupazione subisce delle contrazioni. Confartigianato però non è rimasto a guardare e il presidente Tilatti si è schierato in difesa dei piccoli imprenditori, offrendo il sostegno dei consorzi fidi e sollecitando l'intervento degli enti locali. Abbiamo cercato di essere a fianco, di cercare di sostenere anche sotto profilo umano e psicologico questi imprenditori. Fortunatamente in questa realtà, in questa regione, esistono dei confidi dei consorzi di garanzia fidi costituiti fra imprese artigiane e piccole e medie imprese. In più, dal 2008 esistono degli strumenti posti in essere dalla regione, i cosiddetti strumenti anticrisi, che permettono di accedere a credito agevolato per superare questo momento, nella logica di mantenere, di tenere in vita l'azienda e di tenere in vita i posti di lavoro legati all'azienda. I risultati stanno premiando l'impegno di Confartigianato. Posso dire che ne ho vissute tante, ne abbiamo risolte tante e questo per noi e per me è un motivo di grande soddisfazione. Confartigianato Sicilia intensifica la lotta alle collusioni tra il mondo produttivo e criminalità organizzata. Il prossimo 27 gennaio, presso la Camera di Commercio di Palermo, il presidente della Confederazione Siciliana Filippo Ribisi e il segretario Salvatore Puglisi presenteranno il codice etico contro il racket delle estorsioni. Il codice mette nero su bianco le regole comportamentali a favore della legalità, a cui dovranno attenersi i dirigenti, dipendenti, collaboratori confederali e le oltre 15.000 le imprese associate che fanno parte di Confartigianato Sicilia. Un nuovo intervento della Confederazione contro le logiche e le infiltrazioni mafiose nel tessuto produttivo siciliano. All'evento parteciperanno gli esponenti delle istituzioni locali e i vertici nazionali di Confartigianato. Unatras ha sospeso il fermo nazionale dei TIR, proclamato dal 23 al 27 gennaio. Lo ha deciso l'esecutivo dell'Unione Nazionale delle Associazioni dell'Autotrasporto Merci, dopo il sostanziale disco verde del governo alle principali richieste del comparto. Ce ne parla Ivan De Menego. Rinvio di 60 giorni del fermo in attesa dell'attuazione dei decreti annunciati dal governo a favore dell'autotrasporto. Sospeso dunque, ma non annullato. È una fiducia a tempo quella concessa dall'esecutivo dell'Unatras, la più rappresentativa organizzazione nazionale del settore, che rappresenta circa il 90% dei mezzi circolanti, che si è riunito nel pomeriggio del 18 gennaio, mentre in Parlamento il ministro Corrado Passera ribadiva la piena disponibilità a una proficua collaborazione con la categoria. Il governo intende riservare al settore dell'autotrasporto di merci
per conto di terzi un'attenzione particolare, trattandosi di un settore vitale per il rilancio dell'economia del Paese, anche tenuto conto del fatto che l'80% della nostra merce viaggia su gomma e che il settore ha particolarmente risentito della grave crisi economico-finanziaria degli ultimi anni. La decisione di sospendere il fermo è giunta al termine di un movimentato dibattito che ha confermato il grave disagio in cui versano gli autotrasportatori. Una decisione sofferta, ma non del tutto inattesa. L'11 gennaio, infatti, nel corso di un incontro con il viceministro Mario Ciaccia, a fronte del riconoscimento della legittimità delle richieste del comparto da parte del governo, i rappresentanti delle organizzazioni dell'autotrasporto, aderenti a Unatras, avevano lasciato la porta aperta alla trattativa. Nelle assicurazioni del ministro Ciaccia sulla necessità di mantenere in opera l'apparato dell'articolo 83 bis e quindi dei costi della sicurezza ci ha fatto molto piacere. Il mancato recepimento del ricorso da parte del TAR del Lazio del fatto da Confindustria e dalle sue aziende contro l'individuazione dei costi della sicurezza dell'osservatorio è stato un altro punto a nostro favore. Il fatto poi che il Ministro abbia confermato tutti i fondi a favore del mondo dell'autotrasporto e abbia accolto anche la nostra richiesta di trimestralizzare la restituzione delle accise, che sono diventate una cifra molto importante per le aziende di trasporto, è stato sicuramente apprezzato dalle associazioni e ha fatto sì che si arrivasse a questa sospensione. Ma i problemi denunciati dagli autotrasportatori non sono tutti risolti. Ci sono importanti tasselli che ancora non si sono incastrati nel complesso mosaico dei provvedimenti governativi. Noi stiamo lavorando con questo viceministro e con il Ministero dei Trasporti al fine di rendere più applicabile la norma dell'83 bis, specialmente riguardo all'applicazione delle sanzioni che devono essere comminate alla committenza qualora non rispetti quelle norme dei costi della sicurezza. Nei mesi scorsi le associazioni di Confartigianato hanno fatto a gara per attivare il maggior numero di PEC, la casella di posta elettronica certificata offerta gratuitamente dalla Confederazione per consentire agli imprenditori di semplificare il dialogo con la pubblica amministrazione. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata l'associazione di Bergamo, che insieme con le altre 19 migliori classificate verrà premiata il 25 gennaio a Roma da Confartigianato. La Confederazione è stata la prima organizzazione di rappresentanza ad aver avviato a giugno 2010, grazie a un accordo con Telecom Italia, una campagna di diffusione della posta certificata tra le proprie imprese. Il termine per attivare la casella messa a disposizione da Confartigianato è stato prorogato fino al 30 giugno 2012. Continuiamo a parlare di territorio con una storia che ha sollevato un vespaio di polemiche. Tutto è nato da un esperimento sulla qualità dei violini, un test per giunta realizzato nella camera di un albergo. Ci racconta tutto Fabrizio Cassieri. Una studiosa francese, un famoso liutaio internazionale ed una camera d'albergo statunitense. No, non è una barzelletta, anche se di risate questa storia ne ha suscitate parecchie. Tutto è cominciato dalla pubblicazione di un test sulla qualità del suono dei violini. 6 strumenti in tutto, 2 Stradivari, un Guarneri e 3 violini moderni. Per testarli con gli occhi bendati, 21 musicisti di fama internazionale. A loro è stato chiesto quale strumento preferissero. Il risultato? Una preferenza netta per gli strumenti moderni. Ora, se è vero che la liuteria moderna ha raggiunto da anni standard d'eccellenza qualitativa, è anche vero che un violino realizzato nel 700 dal più grande interprete della liuteria mondiale meriterebbe un po' più di rispetto, non certo una camera d'albergo. La notizia di questo test, test prova effettuato comparando strumenti antichi della scuola cremonese e strumenti moderni, mi ha lasciato subito perplesso, soprattutto per le modalità. Questo perché qualsiasi confronto fra strumenti è assolutamente soggettivo. Il confronto fosse avvenuto in un auditorium invece che in una stanza d'albergo, come è stato fatto, avrebbe sicuramente avuto un esito diverso. Il suono poi va valutato soprattutto da chi ascolta e non dall'esecutore. Capitolo chiuso, quindi. Quel test non può essere considerato attendibile, anche perché, sottoposto ad un esperimento simile, un maestro del calibro di Uto Ughi ha riconosciuto lo Stradivari dopo una manciata di secondi. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la qualità della liuteria moderna. Secondo Claudia Fritz, la studiosa del suono che ha realizzato l'esperimento, il test serve a dimostrare proprio questo. La liuteria moderna sta facendo un ottimo lavoro, tanto che gli strumenti realizzati oggi riescono a competere anche con quelli più antichi.
La conferma arriva direttamente da Cremona, patria, ieri come oggi, della migliore tradizione liutaria mondiale. La liuteria cremonese moderna ha un ruolo importantissimo a livello internazionale e mondiale. I nostri strumenti sono conosciuti in tutti i paesi del mondo, parlo quindi a partire dal Giappone, Corea del Sud, Singapore, America, Germania, Inghilterra, dove vengono suonati da violinisti e vengono molto apprezzati anche logicamente in Italia. La liuteria cremonese è molto viva, è una realtà che comprende più di 100 botteghe liutarie in città. Qualità assoluta in ogni fase di lavorazione ed un continuo scambio di conoscenze hanno permesso agli eredi di Stradivari e di Guarneri di mantenere standard d'eccellenza assoluta. Oggi, nonostante una leggera flessione dovuta alla contrazione dei mercati internazionali, questo settore d'eccellenza dell'artigianato italiano ha retto agli scossoni della crisi. Per farlo ha puntato tutto sull'eccellenza, sull'export e sull'aggregazione tra imprese. Ci sono vari strumenti, fra cui la nostra associazione è fondatrice di un consorzio, il consorzio Liutai Antonio Stradivari, che grazie anche all'apporto della Camera di Commercio di Cremona fa conoscere in tutto il mondo la liuteria cremonese. Vicenza, dal 24 gennaio, scuola per genitori, nuovi seminari. Il programma del 2012 si arricchisce di iniziative dedicate ai problemi dell'apprendimento. Roma, 6 e 7 febbraio, due giornate di formazione per gli operatori del credito. Alla scuola di sistema di Confartigianato continuano i corsi per i funzionari delle sedi territoriali. In chiusura, come sempre, è il momento delle rilevazioni dell'Ufficio Studi di Confartigianato nella nostra rubrica Il numero della settimana. 530.368 è il numero degli apprendisti in Italia. In pratica il 20% dei giovani lavoratori under 30 è assunto con questo tipo di contratto. È tutto, ci vediamo lunedì prossimo sempre sul sito di Confartigianato alla stessa ora. Buona settimana e buon lavoro!